virgola, attacco a distanza con Filippo Nardi. Per la nota Antonellina non si discute. Il comportamento di Nardi a Grande Fratello VIP non permette di chiudere un occhio. Via libero allo scontro a distanza e tutto durante un'intervista rilasciata a Verissimo. Silvia Toffanini ha sentito di belli. Scopriamo nel dettaglio come sono andate le cose. Non avrebbe avuto un buon atteggiamento il Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta, ma non solo. Per la Elia il ponte del GFD avrebbe sbagliato nei riguardi di tutte le donne. Lo spiega proprio nello studio di Silvia Toffanini senza troppi giri di parole. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell'ironia di così bassa lega. Continua a leggere dopo la foto. E aggiunge: quello di cui lui ha parlato è inqualificabile, ha fatto sapere a Verissimo. Non è tardata ad arrivare via Instagram la replica dell'ormai ex concorrente del GFD. Poi tira in ballo un utente che ha preso le difese del conte. Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta TV insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola cagna in CALOR2? Due pesi, due misure. Continua a leggere dopo la foto. Ma per il ponte tutto questo si risolverebbe semplicemente con una giustificazione. Puro umor. Poi le scuse, ma per Filippo la questione potrebbe anche chiudersi lì. E non è la prima volta che Filippo Nardi finisce nel mirino delle polemiche. Infatti tutti ricorderanno quando si è ritirato dopo aver minacciato duramente gli autori per la mancanza di sigarette. Di tutta risposta al suo posto Flavio Montrucchio non solo ha fatto il suo ingresso in casa, ma ha anche vinto. Continua a leggere dopo le foto. Una possibilità giocata decisamente male per il conte, che proprio davanti alle telecamere del Grande Fratello vi poteva rifarsi di tutti questi anni di polemiche che hanno gravato sulle sue spalle. Ma la storia si ripete, e il conte sembra essere rimasto molto affezionato ai polveroni, e alle cadute di stile che hanno indignato tutti. Per contratto Filippo non potrà più presenziare nello studio della trasmissione di Canale 5.